Amici cari del canale, buonasera dal vostro Lino Juventus. E allora ragazzi, un mercato che in questo momento pare si sia bloccata la trattativa per Memphis Depay, però da quel che credo io non dipende niente dal fatto che Rabiot in questo momento abbia bloccato l'uscita verso Manchester. Un'uscita ragazzi che, come ho detto ieri nella live, bisogna valutare se la Juventus è realmente intenzionata a rinunciare a Rabiot. Allora dal momento in cui Rabiot rifiuta questo trasferimento, è giusto che la Juventus per me prenda il pugno di ferro e o decida di metterlo in tribuna per tutta la stagione, così facendoli saltare pure il mondiale, oppure se la Juventus vuole tenerlo in rosa, però ad una buona offerta potrebbe venderlo. E qui la situazione cambia, perché dal momento in cui Rabiot decide di non partire e la Juventus non era intenzionata a venderlo al 100%, Rabiot automaticamente credo che rientrerà in rosa. Quindi bisogna vedere com'è la situazione, perché se vediamo che la Juventus reintegra Rabiot in rosa, vuol dire che Rabiot sarebbe partito solo se si trovava un accordo, che non era nei piani questa cessione di Rabiot. Ma dal momento in cui Rabiot, la Juventus dice non mi fai parte più del progetto, devi uscire, vedi di uscire, lui fa il coglione con la mamma che rifiuta di diciamo di uscire e rifiutare l'offerta del Manchester, è giusto che la Juventus prenda un pugno di ferro. Quindi ragazzi, questa è una situazione che dobbiamo valutare. Questione Depay sembra al momento sia un po' bloccato alla fine, come parlano tutti i siti, come parlano tutti i giornali, si dovrebbe fare questa operazione. Il Barcellona pare che abbia chiesto alla Juventus di non ricevere dei bonus riguardo al trasferimento di Miralem Pjanic, e così diciamo da limare questa cosa dei 2 milioni che mancano, che possono sbloccare l'affare. Quindi ragazzi, al momento è un affare diciamo in fase di stallo quella di Depay alla Juventus, come dicono i più esperti, diciamo giornalisti Sky Sport Italia e altri siti, parlano di un affare che comunque alla fine si farà. Staremo a vedere ragazzi. Quindi al momento la situazione Depay è bloccata, situazione Rabiot. Alcuni dicono che questa è un'operazione che alla fine si farà, altri dicono che è un'operazione totalmente saltata. Quindi come stiamo vedendo è un momento in cui diciamo il mercato Juventus fa impazzire un po' tutti, giornalisti, non fondi e non fondi. Quindi è un periodo che dobbiamo attendere, dobbiamo attendere. Sono convinto e sicurissimo che alla fine qualcun altro arriverà al 100% alla Juventus, che sia un Vlahovic, che sia magari un altro centro, che sia un regista, situazione Paredes, anche quella al momento in fase di stallo, perché sembra che questo rifiuto di Rabiot abbia un po' bloccato, ripeto, queste trattative che, ancora una volta dico, secondo me alla fine andrà un po' per le lunghe, però alla fine verranno fatte entrambe. Quindi vediamo come si svolgerà e ripeto, sono curioso di vedere la situazione su Rabiot, se realmente la Juve vuole mettere il giocatore fuori rosa, aver dichiarato al giocatore non fai più parte di questa squadra, oppure se Rabiot era un giocatore che la Juventus comunque non voleva vendere, però una buona offerta avrebbe venduto, e quindi nel caso non dovesse uscire, Rabiot verrà reintegrato nuovamente in rosa. Ragazzi, staremo a vedere. Io nel frattempo vi mando un abbraccio, vi auguro una buona serata e forza Juventus sempre fino alla fine. Un bacio. Forse aiuto.